Con lei faremo ascoltare un programma molto limitato, ma che presenta in qualche maniera un po' quelle che erano le nostre intenzioni generali stasera. Allora, uno è un omaggio da parte nostra, Gabriella Serafini, ed è una sua romanza che è stata musicata non da me, ma da Sergiano, se riesco a ricordare bene, esatto, dal maestro Giacinto Sergiano. Dopodiché abbiamo pensato chiaramente a Francesco Paolo Tosti, però c'era anche D'Annunzio, però siamo anche in un periodo un po' particolare, sono persone che hanno perso tutto, hanno perso la casa, hanno perso il loro paese, hanno paura di dover lasciare per forza tutta la loro terra. Allora abbiamo pensato di fare un micro concerto di 3 pezzi per mettere insieme tutti questi temi. Quindi faremo ascoltare Nella Nella, poi dedichiamo un pezzo agli amici che stanno subendo il terremoto, ed è un brano di Paolo Tosti, il testo però di Corrado Ricci, ed è Ridonami la calma, è una preghiera molto molto bella. E poi chiudiamo con un testo di D'Annunzio, che è L'alba separa dalla luce l'ombra, musica sempre di Francesco Paolo Tosti. Buon ascolto. Su quello che questa bravissima soprano canterà, giovanissima anche. In realtà questa poesia ha avuto un grande successo, è il mio classico. Non lo sfoderate perché ho detto ma insomma, mi ricordate i giochi che si facevano con le mani giunte, con l'anellino che si passava così? Nell'anello è quello il gioco. È il gioco che però ci introduceva a quelle piccole simpatie, a quei piccoli amori che nascevano nella preadolescenza. Ma stavate a giocare ancora nell'anello e forse era l'unico modo per toccarsi le mani, probabilmente, perché se no erano ammazzate altre cose. Allora nell'anello, ma io dopo voglio vedere la musica, ascolto la poesia, dice così, la romanza ha il pregio di mantenere la poesia, ecco perché Gabriella Ciaffarini e tanti altri giovani musicisti stanno recuperando Tosti, diciamo anche perché così non si perde la bellezza della poesia, perché altrimenti tante volte le canzoni, non tutte, riescono a ridare quella che è l'ispirazione. È vero, però i musicisti lavorano molto meglio quando c'è qualcuno che scrive dei testi che hanno una musicalità intrinseca, per cui la musica ci si plasma sopra con una facilità straordinaria. E Gabriella Serafini è una di quelle persone, cioè scrivono una poesia musicale. Nell'anello, dove sta l'anello?
veramente veramente. Adesso andiamo avanti, ci avviciniamo al teatro. Se abbassi un po' la luce, facciamo Dante Fatto. È il teatro dialettale. La sentenza, grazie al direttore artistico Antonio Luise, quest'anno ha realizzato con i più bravi attori proprio pescaresi e dintorni un lavoro veramente bello, una novella della Pescara nella riedizione del rifacimento di Ghigo De Chiara. Ghigo De Chiara praticamente prende le novelle della Pescara e le riadatta in un lavoro Pescara città viva, dove mette in evidenza soprattutto il carattere dei pescaresi, le contraddizioni tra i signorotti di Pescara e la povera gente, quindi anche il cerusico di mare, tutte le novelle della Pescara, insomma un rifacimento. E noi ovviamente che amiamo gli stucchi, mica ci potevamo accontentare di Leonora Duse, noi abbiamo preso proprio il lavoro di Ghigo De Chiara, che va a significare di un gruppo di signorotti di Pescara Bene, che sono un po' intorno, capitanati dal barone Giovanni Ussonio, che non è altro che anche Gabriele D'Annunzio, come immagine rimanda. Gabriele D'Annunzio, meglio il barone Giovanni Ussonio, è sempre un molto ricercato, ama le belle donne, e arriva Violetta Cutufà, è un soprano, guarda caso, che viene nella provincia pescarese cercando di guadagnare qualche soldino. Mentre scende alla stazione di Pescara incontra il barone Giovanni e si introduce nel discorso. Il barone si lamentava, a Pescara non c'è nulla, non c'è teatro, infatti all'epoca non c'era veramente nulla, non sappiamo dove andare, la vita è veramente insignificante. E lei, la fuba, entra in questo discorso e fa invadire con i suoi modi garbati di finta signora il barone Ussonio, il quale se la porta a casa, vive per un po' di tempo con lei. Alla fine che succede però? Che lei si ruba tutti gli ori, i berretti, pizza e quant'altro e se ne va via lontano. Cosa poteva fare questo barone alias Gabriele D'Annunzio? Piangere? Disperarsi? No, Gabriele D'Annunzio si consola con la sua serva Rosina in un bellissimo amplesso. E allora noi abbandoniamo i marmi dell'Eleonora Duse, ci introduciamo in queste novelle della Pescara riviste da Ghigo De Chiara, che la Settembrata ha rappresentato lo scorso anno e che adesso uno spaccato teatrale vi proporrà, accogliamoli con un grande applauso, Antonio Luise e la nostra Franca Alvorea. Quello che è l'almanacco, il giornale ricco
tipo di immagini, disegni, ricette e di saggezza popolare. È proprio da questa saggezza popolare che io ho tratto quello che è il primo esempio di almanacco da scapile, e che erano i calendarietti profumati che i barbieri regalavano. Vedete adesso tutta l'evoluzione, perché questi erano prima di tutto pubblicità di alcuni prodotti. Bene, c'erano personaggi, eventi storici, adesso vi rendete conto, ed ebbero una diffusione enorme. Cominciarono i milanesi, ovviamente, dove lo spirito del commercio sicuramente è più alto. Concluderemo con un calendario, forse uno degli ultimi, proprio di Francavilla, che è stato dato in omaggio ovviamente all'inizio anno per la propria clientela, ecco, i barbieri andavano. Questo è un almanacco del 1900, vedete, semplice, però tutto intagliato sopra, e guardate, è soltanto una pubblicità, la confetteria e pasticceria Mascarini e Cesana di Milano, che ha il piacere di presentare tutto il calendario, ma soprattutto di presentare le sue specialità: frutta candita, cioccolata, insomma un grande assortimento di liquori, come vedete. E vi dice anche, egregio signore, guardate che le mettiamo anche le tariffe postali. Che volete fare con il pay? All'epoca, nel 1900, l'avevano già inventato in un'altra maniera, ma sicuramente, come vedete, il popolo, la gente medio borghese o piccolo borghese si industria sicuramente molto di più. Questa era la parte finale. Cominciarono i calendarietti profumati sempre con essenze particolari che raccontavano le storie, le mitologie. Ecco perché all'epoca, se voi sentivate, che ne so, un barbiere, un sarto, gli artigiani sapevano le storie antiche, sapevano la storia di Cesare, che ne so, Nerone, o conoscevano anche le opere liriche, perché questi calendarietti, vi accorgerete col passare dello sfogliare di questi calendari, portavano e diffondevano proprio questo tipo di cultura, che serviva da supporto anche al potere politico, e vi renderete conto durante il periodo del fascismo. Comunque, come vedete, qui anche Sirio, che si vanta che questo calendario è profumato all'essenza Bossier di Talì. Tutte le immagini che trascinavano ovviamente la storia del Quo Vadis, Nerone che ha incendiato Roma, e la storia veniva dentro le case di ognuno. Poi nel 1911, sempre importante, ma comincia e si avvicina alla Belle Époque, cominciano i gusti, la donna sciantosa, un modo nuovo di concepire la bellezza femminile, e dunque anche il calendario si irrobustisce e soprattutto diffonde, guardate cosa, per ridonare il colore primitivo ai capelli e alla barba, l'acqua anticalizia e migone, è preferita e raccomandata. E non basta, ci sono le tariffe postali, ma anche, guardate, la pubblicità di una resistente arricciatura per dare ai capelli uno spessore notevole, e usate sempre l'arricciatina migone. Col tempo, 1917, comincia a diffondere le vite degli uomini illustri italiani, insomma, come qua a Pescara, un calendario che illustri i personaggi più importanti di Pescara, che ha il vantaggio di diffondersi veramente dovunque e dappertutto. Michelangelo, mentre affresca la Cappella Sistina, e poi di nuovo la pubblicità per farle crescere i capelli, insomma, e non vi sto a dire anche le pubblicità che all'epoca si facevano. La storia delle signorie d'Italia, ci troviamo nel 1918, guardate che policromia a questo calendario. Si inizia anche con le donne celebri italiane, non tanto per valorizzare la femminilità, quanto soprattutto il senso di fedeltà, l'attaccamento alla famiglia, all'uomo, l'atto di eroismo per la patria. Era questo il concetto di donna che portava.
Quello che vedete da una parte sono le foderine trasparenti di carta velina, che sono proprio veramente molto delicate. E qui cominciamo l'epoca in cui si va a recuperare il classicismo. Comincia il periodo del fascismo, come vedete, la forza romana e l'importanza del classicismo di Pippo Pompei nel periodo romano viene posto in prima fila. Come in prima fila vengono poste certe figure femminili che si dedicano alla patria, oppure anche a qualcosa di fiabesco più per i bambini. E qui i capitani di Ventura, Augusto, è la celebrazione della potenza romana, che fu un trampolino di lancio propagandistico soprattutto per il fascismo. Questo è un esempio. Ogni inno delle varie nazioni viene spiegato e successivamente vengono portate le parole. Ecco perché i nostri nonni, i nostri padri sapevano tutte le canzoni o tutte le romanze. Sempre la donna come fedeltà, e guarda caso, e con questo mi chiudo, nel nostro D'Annunzio minore, D'Annunzio è morto da 2 anni, 1940, e questo calendario che lo celebra come un eroe. L'eroe delle mille battaglie, nel primo riquadro vedete Michetti che gli fa il ritratto, poi ancora a destra il discorso di quarto, poi con un Mas che va nelle sue battaglie e con l'aereo dove lancia i volantini di propaganda. Non finisce qui, è accolto trionfante a Fiume mentre va con il suo cavallo, e l'ultimo riquadro è al Vittoriale, dove ci sono gli altari degli eroi e degli uomini illustri. I calendarietti col tempo prendono una piega diversa, si recupera un po' più di erotismo, adesso vedete che poi va a finire, e soprattutto, al di là delle storie e della mitologia romana, quello che interessa adesso sono i grandi film, gli attori, le attrici, ripeto, dove la femminilità della donna viene recuperata in tutto il suo sfolgorio. Qui vedete Anna Gardner e Gregory Peck, ancora la Silvana Pampanini, Marilyn Monroe, Antonella Guardi, come vedete, ecco perché erano veramente tanto conosciuti ed erano di una grandissima popolarità. Sono storie che i film e la televisione che ha cominciato a andare sui programmi recupera, e adesso però, finita la guerra, finito il disagio, esplode tutta la voglia, se vogliamo, di divertirsi, di amare, come una Gina Lollobrigida e un Vittorio Gassman, ma soprattutto la donna sempre più nuda, sempre più intrigante, e i calendarietti pian piano finiscono nell'oblio, perché di nude e nude probabilmente alla fine se ne troveranno veramente tante. Quest'ultimo calendarietto è, guardate, del Salone Catena Germano in Viale Nettuno 52, Francavilla al Mare, che ha ancora buone feste. E qui è l'ultimo calendarietto che siamo riusciti a trovare. Ma poi, al di là di questo, forse non servivano nemmeno più. E concludiamo con quello che capitò. D'Annunzio morì nel 38 alle ore 20:05, e quando morì, per un'emorragia cerebrale, era sul suo tavolo di lavoro, ma sul suo scrittorio era aperto il lunario di Barbanera, che oltre al calendario e alle previsioni meteorologiche, il lunario conteneva aneddoti, ricette empiriche e previsioni stravaganti sempre possibili. E su questo D'Annunzio, se vogliamo minore, noi ci mettiamo il nostro stucco, e cioè Pescara Città Viva, con uno spaccato teatrale
stato, come vi ho anticipato, da Antonio Luise e Franca Corea, che accogliamo con grande applauso. Il teatro a Pescara, che ci vogliono civilizzare portando le opere di canto in un vecchio ospedale. Ah, signori miei, a Napoli, a Roma, quelli sì che sono teatri. Saloni pieni di stucchi, oro e velluto rosso, e certi lampadari di cristallo, e quelli artisti, ma che artisti! Avete mai trovato artisti a Pescara? Ma fatemi il santo piacere, cantanti di provincia, ecco, che giusto possono esibirsi davanti ad un pubblico di senzali di pecore e pescatori di baccalà. Sì, signori, tengono a saperlo. Io sono in un teatro di Corfù e ho cantato al cospetto del re degli Elleni. Ma signora, io e questi le signori stavamo solo, ecco, sono così. La prima donna di canto della Sente, barone Giovanni Soi. Barone, e mi chiamo Violetta. Violetta Cotuffà, greca dell'arcipelago forestiera, certo, ma non arrivata per sollazzare una platea di mercanti e mozzi pescatori. Sicuramente noi non sapevamo, non potevamo ma sapere. Solenne, istante, tu lo dimandi
tutti a casa mia. Avanti, musica maestro. Contessa. Sì? Mi concedete questo valzer? Con gioia, barone. Ecco, ditemi almeno che posso sperare. Sperare? E chi me lo vieta? Su, su, pensiamo a stare allegri. Ma i vostri amici piuttosto non vogliono divertirsi? Se ne stanno lì, ballati. Ma ballate, ma capite? Ma che fate? Ballate tutti quanti! E voi? Non siete allegro, barone? Io allegro? Dipende solo da voi, donna violenta. Oh, barone! Che strana immagine sacra! È un santo? O un angelo? No, tanto tempo fa, forse 100 anni, forse 200, a Mascalico si celebrava la festa di settembre in onore e gloria del patrono San Gonzalo. Sulle vie da una finestra all'altra le donne avevano tese ricoperte in scala. E a portare in processione la statua del santo furono scelti 4 uomini, più forti di Mascali. Era un santo assai miracoloso e assai potente. E gli uomini che l'avrebbero sollevato per la processione venivano invidiati da tutto il paese. Ma in un certo momento la statua si inclinò. E Lombardo rimase con una mano schiacciata sotto il peso del sangue. Lombardo andò verso la statua, tenendo l'altra mano insanguinata. E con l'altra mano tirò fuori un coltello e tagliò gli ultimi filamenti della mano massacrata. E quando la mano cadde in terra, la raccolse e la donò al sangue. Ha detto addio Rosina, non ci vediamo più. Ma è più!
Certo, ecco, per non farmi commettere una sciocchezza, è normale. Dentro tutto mi parla di te, gli oggetti che ti piacevano, la cucuma d'argento dove ti preparavi il caffè, di cui ero così ghiotta. Dov'era? Sì, ecco, i cuscini, zuccherino mio, i cuscini che ancora conservano l'impronta del tuo corpo. Mi preparo la cena, non c'è una... Ma cucina, ma chi ha voglia? Vieni qua, su di me, Rosina, come era vestita quando è partita? L'abito rosa, quello con i fiori, tutto scollacciato. Eh sì, ecco, lo compravo a Chieti, era un mattino di pioggia. E il cappello? Il cappello? Quello grande, con tutte le rondini che volavano. Ah sì, il cappello delle rondini, sì. Quando se lo tolse l'altra volta, i suoi capelli di seta li si sciolsero giù per le spalle. E tu la pettinavi, vero? Con queste mani. Mani benedette che la pettinavano, la lavavano, ma la vestivano. Mani che accarezzavano il suo corpo, mani che la fasciavano. Oh, le tante sono mie. Sì, allora comunque facciamo un applauso, mettiamo...
la settembrata. Antonio Luisi è stato anche presidente ed è sicuramente il mio braccio destro insieme a tanti altri.
grazie anche questa sera di aver visitato la nostra città, la città di Pescara. Tu devi sapere che Gabriella, che ogni volta che faccio il saluto finale, quindi mi confondo sempre tra Gabriella Cioffanini e Gabriella Serafini. Stasera. Non è questo. Però stasera vado tranquillo. Ringrazio Gabriella Cioffanini e Gabriella Serafini, non posso sbagliare. Va bene, il ringraziamento naturalmente, buona serata a tutti, va alla settimana borsese, qui mi sento molto legato, non posso dire di questo. Questa sera loro hanno fatto gli stucchi, però torneranno a essere marmo da domani, perché insomma ci aspettano i 60 anni della settimana borsese, che saranno nel 2017, una sede che è quella della Basilica della Madonna dei Sette Dolori, che io sono legato, perché sono dei colli di Pescara, insomma, e cercheremo di darvi il più aiuto possibile per fare in modo che, e non solo, anche con i 90 anni dell'unificazione per Pescara e Castellammare, che ricorrono il prossimo anno, a gennaio del prossimo anno, beh, insomma, ci aspettano momenti da vivere insieme, sicuramente vivremo insieme, tenetevi collegati con noi, non resta che aspettare. Grazie. Vi aspetteremo, seguiteci su Facebook con le mail e roba. Grazie comunque veramente.